Anche a Teramo la Polizia di Stato festeggia il 167° anniversario della fondazione del Corpo. Picchetto d'onore per l'arrivo del prefetto Graziella Patrizi, ma anche per tanti illustri ospiti che hanno gremito la sala polifunzionale della provincia. Oltre alle autorità civili e religiose, hanno partecipato le delegazioni delle altre forze dell'ordine, carabinieri, finanza e poi polizia penitenziaria, procura, vigili del fuoco, Croce Rossa. Durante la cerimonia sono state consegnate le onorificenze ai poliziotti che hanno portato a termine importanti attività operative nel corso dell'anno. Slogan della giornata: esserci sempre. Il popolare hashtag della Polizia di Stato. A fare gli onori di casa, il questore di Teramo Enrico De Simone. Una grande festa che vuole ricordare quanto la polizia sia vicina ai cittadini. Sì, ormai sono anni che il nostro motto è esserci sempre, esserci ma soprattutto con questo concetto di prossimità e di vicinanza alla popolazione. Ormai non basta più dare semplici statistiche e numeri di reati, ma bisogna offrire una vicinanza che si concretizza nella piena visibilità delle nostre divise. Sono stati fatti dei progressi in questi ultimi anni contro la criminalità nel nostro territorio? Assolutamente sì, l'importante però è rimodularsi. Il crimine è un fenomeno dinamico che trova sempre nuove forme, nuovi luoghi di manifestazione e quindi la nostra capacità deve essere quella di percepire questi cambiamenti e farci trovare pronti e preparati a reagire in tutti i modi. Quali sono le eccellenze della Polizia Teramana? Ma non parlerei di eccellenze, diciamo che tutti i settori sono al meglio, sia dal punto di vista investigativo che dal punto di vista informativo. Una cosa che noi dobbiamo fare è valorizzare tantissimo le specialità. Abbiamo visto che c'è un incremento di oltre il 101% dei reati informatici e quindi specializzazioni tipo quella della Polizia Postale ormai sono irrinunciabili da parte nostra. Quest'anno ricorre anche il 60° anno dall'istituzione del Corpo di Polizia Femminile, che ha dato possibilità alle donne di fare parte della Polizia di Stato, ricoprendo a pieno titolo e a tutti i livelli ruoli fondamentali. Teramo in questo rappresenta un vero esempio, dirigente della divisione anticrimine è Laura Pratesi, mentre a capo della squadra mobile c'è Roberta Cicchetti. E poi vera pari opportunità nella polizia, perché avete tante dirigenti donne? Assolutamente sì, la pari opportunità ci aiutano tantissimo, perché abbiamo tanti settori in cui il modo di fare, l'affabilità, la pacatezza e anche la determinazione delle donne risultano vincenti. Per quello che riguarda l'attività investigativa della Polizia di Stato di Teramo nel 2018, particolarmente importante è stata l'operazione Lupi del Deserto in materia di contrasto all'estremismo religioso di matrice jihadista. Per quanto riguarda i reati nel teramano, si è registrato invece un aumento di quelli sulla costa da parte di bande composte da albanesi e rumeni.